coraggio, bisogna far capire che la vita va avanti, che forse anche a questa tragedia c'è un perché. Il perché cercava di spiegarlo ovviamente Monsignor Pascarella, che è un uomo di fede, la sua omelia, che non era un'omelia formale, parlava ai cuori dei suoi fedeli. Lui è un pastore e conosce bene questa comunità, essendo vescovo di questa città di Pozzuoli, e ha spiegato che bisogna andare avanti, bisogna stare vicini alle famiglie, bisogna stare vicini ai bambini feriti, bisogna aiutare chi è rimasto ad avere una buona vita, a continuare a vivere ricordando le persone che sono morte in questo incidente stradale. Dietro ogni bara ovviamente ci sono i congiunti più stretti, i familiari delle persone che sono morte in questo incidente stradale. In alcuni casi, e questo è ancora più toccante, ci sono i congiunti che portano una foto di queste persone, che poi è un po' quello che resterà a queste persone, oltre al ricordo nel loro cuore, dei loro congiunti, una foto del loro volto, volto che hanno dovuto poi riconoscere, l'abbiamo spiegato più volte, in quella palestra di Monteforte Irpino, dove sono stati portati tutte le vittime di questa tragedia. Ecco, in questo caso vedete questa signora che ha in mano una foto, sicuramente di una parente, di una sorella, non sappiamo. Questa signora che fino a domenica pomeriggio era in vacanza a Telese Terme, era andata al paese di San Pio, e poi di ritorno da questa gita festosa, questa signora assieme a tanti altri amici all'interno dello stesso autobus ha incontrato quel tragico destino che vi stiamo raccontando dalla sera in cui c'è stato l'incidente, raccontandovi il dolore di queste persone, il coraggio dei soccorritori, dei primi soccorritori, la straordinaria solidarietà della gente dell'Irpinia che ha aiutato i congiunti, anche sono arrivati poi sul luogo della tragedia. Abbiamo raccontato con tutti i nostri inviati, Piero Ancona, Antonio Frascadore, Nicola Veschi, quello che c'è intorno e dentro questa tragedia, e oggi abbiamo mostrato i funerali celebrati dal vescovo Pascarella, perché credevamo che fosse giusto raccontare anche in questa tragedia la bella Italia. L'Italia della solidarietà, l'Italia che ha cuore, ne abbiamo mostrata tanta. A noi piace ricordare quei ragazzini dell'Irpinia di ritorno dal mare che perfino hanno tirato fuori le prime vittime, che perfino hanno tirato fuori alcuni bambini, che forse due di questi bambini che sono ricoverati all'ospedale Sant'Urbano potranno vivere grazie all'aiuto di questi ragazzi di Lauro, che è un paesino dell'Irpinia, che li hanno tirati fuori, hanno chiamato i vigili del fuoco, hanno aiutato i carabinieri, il 118 ad arrivare sul luogo dove c'era l'autobus, perché non era facile far capire dove era volato quest'autobus. Paolo, forse La ripeto. proprio mentre vediamo uscire le bare, tu hai parlato chiaramente della solidarietà, e forse il senso più profondo di quello che stiamo vedendo è una frase proprio di Monsignor Pascarella: non lasciamo soli questi nostri fratelli. Sì, assolutamente sì. È la frase più bella di tante frasi, nessuna di queste formali, al di là della liturgia formale, della preghiera del funerale, di questo vescovo, il quale ha detto: siamo una comunità, lo dobbiamo essere oggi, nel momento del dolore, vicini alle famiglie di queste vittime, ma lo dobbiamo essere anche domani. C'è stata subito una prima risposta da quello stesso palco, dove parlava, dove diceva messa, celebrava messa, il vescovo, da parte del sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia, che ha detto subito, rivolto al vescovo, ma rivolto a tutta la sua comunità di cittadini di Pozzuoli che sono qui in questo palasport ancora in attesa che porti via le ultime bare, ha detto: noi sisiamo qui, noi resteremo qui, noi resteremo al fianco dei nostri fratelli, delle famiglie delle vittime di questa sciagura. Ed è un primo impegno formale che un'istituzione, quella poi più vicina ai cittadini, ha preso, e ovviamente vicinanza che può essere morale, ma che può essere anche materiale, perché come abbiamo detto più volte, in alcuni casi ci sono bambini che hanno perso entrambi i genitori o i nonni, e in alcuni casi ci sono dei morti che erano l'unica fonte di sostentamento in alcune di queste famiglie. Certo, adesso i funerali sono conclusi, le bare verranno portate ai cimiteri,
questo è il momento più doloroso perché c'è il distacco anche fisico tra i familiari delle vittime e queste vittime, e quindi da domani queste persone che in questo momento vi abbiamo mostrato con i volti devastati dalle lacrime, dalla stanchezza, dalla tristezza e dal dolore immenso che stanno provando, cominceranno poi ad elaborare il lutto, cioè a capire che gran parte di queste persone per cui stanno piangendo da domani, da oggi, non ci sono più, se non le loro ricordi, i loro cuori, ma non ci sono più fisicamente. Quello che resta sarà una tomba al cimitero dove poter piangere, dove mettere un fiore. Hai parlato di solidarietà, di appoggio, e chiaramente probabilmente il sindaco di Pozzuoli si aspetta anche una vicinanza molto forte da parte di Enrico Letta, che lo ricordiamo era lì presente, che ha anche abbracciato poi alla fine il sindaco di Pozzuoli. C'è stato anche un lungo applauso, quasi come quelli che adesso continuano ad accompagnare le bare che lasciano. Ma sì, il presidente Letta ha avuto un atteggiamento molto compito, molto educato, come si conviene ovviamente ad un'istituzione così importante. Lui era qui per portare l'abbraccio del paese a questa comunità, è entrato per ultimo per non pesare sull'organizzazione di un funerale dove c'erano migliaia di persone, ha abbracciato i familiari delle vittime e è andato via quando sono andate via le bare, rimasto fino all'ultimo, e anche in questo caso è uscito da una porta secondaria perché evidentemente non vuole pesare ulteriormente, creare ulteriori problemi su quella che è la complessa organizzazione di un funerale di 38 persone, ma assieme a lui c'erano anche altre istituzioni, abbiamo visto il ministro Andrea Orlando accanto a lui, c'era anche il presidente della regione Campania Stefano Caldoro, c'era il prefetto di Napoli Musolino, c'era il questore di Napoli, c'erano i sindaci del comprensorio, c'erano tutte quelle istituzioni alle quali poi, se vogliamo, si è rivolto il vescovo di Pozzuoli, Monsignor Gennaro Pascarella, dicendo facciamo in modo tale che non abbiano a ripetersi incidenti del genere, facciamo in modo tale che le strade siano più sicure, e chi può fare in modo tale che tutto ciò non accada sono certamente le istituzioni, che possono sicuramente rendere più sicure le strade dove si circola. Questo al di là di quello che è successo poi sulla 16, e toccherà alla magistratura ovviamente scoprire. Da questo punto di vista, tra l'altro, il Premier Letta è stato già molto chiaro sulla necessità di garantire la sicurezza stradale, l'incolumità delle persone, anche il vescovo di Pozzuoli ha, come hai ricordato Paolo, chiesto che certe tragedie, che queste tragedie non avvengano più. Tra l'altro hai parlato della voglia di Letta di non tracciare quello che è un momento forte commozione, di forte dolore, l'aveva già fatto quando aveva posticipato il suo rientro, aveva pensato in un primo momento di tornare subito, poi ha detto avrei intralciato il rientro delle bare, ho scelto di andare direttamente ai funerali. Intanto continuiamo a vedere queste immagini che, tra l'altro, Paolo, ti chiedo conferma, sono state precedute anche da momenti di grande dolore, di grande commozione dei familiari. Non credo che Paolo ci senta ancora. Paolo, ci sei? In questo momento Paolo non ci sente, dicevamo prima, chiaramente adesso vediamo il momento in cui le bare lasciano il palazzetto dello sport a Montruscello, Pozzuoli, dove sono celebrati i funerali delle vittime della tragedia sulla A16, momenti di dolore, di commozione, parole forti, una richiesta di solidarietà, di vicinanza che è arrivata soprattutto da Monsignor Pascarella, il vescovo di Pozzuoli, che ha celebrato i funerali.